Il discorso è, Claudio, solamente molto semplice, cioè non è che ho tante cose da dire, per cui mi dispiace molto. Ci siamo già parlati oggi, per cui di come le cose stanno andando. L'unica cosa che posso fare da così lontano è fare qualche cosa per te, per farti essere sereno, divertirti un po', farti divertire un po', e vediamo ad esempio una cosa che può essere utile e interessante, come la cosa che ho suonato per te prima. In realtà credo che, se non mi ricordo male, adesso sono passati così tanti anni, io prima ho improvvisato su un bordone di Shorts, che il brano dovrebbe chiamarsi Into the Light, credo che non è su Crystal Planet, non mi ricordo, era quell'album azzurro di Satriani, però in quella chiave di Si Major. La cosa fondamentale, ad esempio, è, come abbiamo visto, sia delle penta come dei pattern delle scale maggiori. Di conseguenza, in questa modalità, direi: prendo un centro tonale, sviluppo tutte le diteggiature, le memorizzo, no? Per cui prendo un time e poi, se tu controlli il blog, è pieno di esercizi inerenti a questo tipo di discorso. Vedi che, dico, sono in un centro tonale, ok? In mi bemolle maggiore non c'è nessun problema. Perché sposto semplicemente tutte le scale. Per cui, una volta compreso il fatto che innanzitutto l'armatura di chiave la devi memorizzare, per dire mi bemolle, do minore, mi maggiore, do diesis, le relative, no? Per cui faccio anche in fretta dire la maggiore fa diesis minore, per cui dico la maggiore, vedi, fa diesis minore olio, e la scala minore eolica, già al di là del fatto che meccanicamente la distribuisco lungo l'asse del manico, comunque mentalmente so già dove andare a prenderla. Di conseguenza, se vedo la minore eolica di fa diesis, so già che, se il fa diesis ce l'ho qui, già so che questo modello di Phrygian Scale. Come già il quinto modello della scala penta, ho inserito anche la quinta bemolle, no? Però in realtà, ovviamente, in questa diteggiatura, in questo pattern, se tolgo il tritono, ho il quinto modello. Scusami, ma ho mangiato come una bestia stasera, altrimenti ho la scala frigia. Ok? E sono ovviamente in La maggiore. Chiaro, ricompatto anche un pensiero, Claudio. Le triadi. Ovviamente, guarda. E su cosa vado, ad esempio, a fare un ulteriore approfondimento? Prendo ad esempio il discorso degli arpeggi. Se prendo ad esempio una backing track di questo tipo, guarda qui, eh. Do, Sol, siamo sempre in Do maggiore, per cui facciamo una specie di 1, 5, 4, 5, poi mette dentro un 6, un 2. Però quello che mi interessa, uso ad esempio le triadi arpeggi. Vedi che
Ad esempio, quando, ripeto, secondo rivolto di Do, spero che te lo vedano, in questo caso, al di là del fatto che io eseguo un arpeggio, al di là del fatto che ci sono questi arpeggi, fondamentalmente che cosa faccio? Secondo rivolto, primo rivolto di Do, vado a prendere nient'altro che secondo rivolto, stato fondamentale, prima inversione, collegamento, secondo rivolto, prima inversione, stato fondamentale. Per cui mi trasporto in giro, posso anche non fare tutta la scala, dire pentatoniche e triadi. Ti do, no? Però senti che mi mancherebbe comunque il quarto grado. Perché sono in grado di gestirlo. Ok, come ad esempio anche l'ansensibile, per cui il tritono lo possiamo gestire senza nessun problema, se sappiamo dove andare a. Ok, quindi ovviamente la sensibile sul quinto grado l'ho spostata sulla tonica, per cui ci sta. Ovviamente ogni cosa la possiamo gestire in modo diverso. Pentatoniche! Cavolo! Arpeggi triadi! Suoniamo, magari facciamo un'improvvisazione su un backing track, un contesto armonico di questo tipo così banale. Pensiamo a una linea melodica molto. Guarda, sembra banale, ma due cose che penso ovviamente abbino. Una linea melodica penso. E ovviamente questa è la linea di un arpeggio, per cui adesso magari siamo un po' veloci col time, non ho una roba MIDI per cui non posso abbassarla. Per cui penso. Vedi che già penso una frase di questo tipo, cerco di andare a immaginarmi una cosa, per quanto possa essere ovviamente comunque molto banale. Poi ovviamente aspetta che tolgo il delay un attimo, altrimenti sento veramente il ritorno in cuffia. E chiaramente 2 3 4. Per cui.
vatti a guardare il discorso degli arpeggi. Aspetta che se trovo, mettiamo 460 Eventide. Sai che non lo trovo? Big Snare? No. Minchia, il criterio di ricerca, ragazzi. Criterio, short by number. Right. 46. Ok, Venusian. PCN. Dicevo, mi stavo incartando. Ergo. Beh, chiaro. Back in track. L'amore del mondo, posso dirti che sul mio blog trovi una caterva di discorsi, di esercizi legati agli arpeggi. In ogni caso, Claudio, noi già in questo discorso ti basterebbe vedere il discorso delle triadi in estensione piuttosto che major, non esteso, esteso. Ok? Esteso minor, esteso. Chiaramente, ad esempio, io ho le zanzare, anche il major. Vedi che l'ho preso anche qui, no? Come il minor. Ce le immaginiamo le cose, le possiamo dislocare. Ognuno di noi poi suona diverso. Minchiate, poi il discorso dei libri mi sembra un po' delle cagate, nel senso che anch'io mi sono reso conto che fuori di studiare delle cose, quello che conta è sperimentare e fare i propri dei metodi. Andiamo oltre. Di espressività legato ai vibrati, al bending, una cosa che mi ha sempre lasciato molto perplesso è sempre stata la mia incapacità di essere di riuscire a trasmettere questo impasse, questo mood in modalità di condizione, che è una cosa ad esempio che Jeff Beck ha sempre avuto proprio grazie alla sua mano destra. Aspetta che abbasso un filo qui. Infatti, ad esempio, secondo me la cosa più indicata quando tu vuoi avere un sound di questo tipo 0,11, 48, 52, questo tipo di scalatura. Magari ti durano 6 mesi i tasti, però. Senti che c'è proprio un groove. Thank you.
Quindi in questo caso, ad esempio, la cosa che ti consiglio è proprio di dire ok, prendiamo, vibrato, vedi che vado proprio a fare questo flam, so che un flam sarebbe, noi non intendiamo questo tipo di flam, come una, questo vibrato su e giù, a spostare un quarto di tono, no? Queste cose sono un po' più da gay, sì, adesso se dico questa cosa poi magari vengo titolato che sono un razzista, però vedi che un po' questo rasp, o anche mi piace molto strappare verso l'esterno, che è una cosa che ha sempre fatto anche Jeff Beck, ok? Oppure chiaramente pensiamo sempre alla struttura della scala, anche un tono e mezzo, ad esempio prima abbiamo fatto un esempio su una scala minore armonica, per cui la sesta minor a 7 major, no? Ok? Per cui tiri anche toni e mezzo. E anche nelle varie diteggiature, per cui ti abitui anche proprio. A prendere un po' questo discorso, tutte le diteggiature. Adesso io ho preso, cos'era? Una Model Jam di cui ti mando questa roba qui. Ma se vado a prendere, che ne so, un Gino Pino non dominante secondaria di Misolidian, ah, io sono sotto di un semitono. Aspetta, perdonami, facciamo così. Accordi. Aspetta che però troviamo la backing track, perché qua fanno il solo, non si capisce una mazza, eh. Ci dovrebbe essere D Model Jam, ah, la D Dorian, sorry. Che è sempre una moda jam di D, eh? Misolidian. Per cui proprio lavora su questa cosa. Speriamo di rivederci presto. Più di questo non so cosa poter fare. Un abbraccio, con affetto. Ti auguro ogni bene.